Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra Power Station della Alpha S, di quelle che mi piacciono perché funzionano bene e perché costano poco. Pensate che sul sito del venditore costa 559 euro, e questa è una cosa ottima per una Power Station che ha 1039 watt-ora e che ha 1000 watt nominali, con addirittura due prese wireless, due ricariche wireless per i nostri dispositivi, e può ricaricare ben 12 dispositivi contemporaneamente. Ovviamente si può ricaricare sia con i pannelli solari, con l'accendisicari dell'automobile, oppure si può ricaricare con il suo caricabatterie. Faremo anche la prova per vedere l'onda sinusoidale pura. Ora cambiamo inquadratura, guardiamo come è fatta, vediamo tutte le caratteristiche e facciamo alcune prove per vedere se rispetta quello che dichiara. Vi lascerò il link giù nel primo commento della descrizione. Ricordatevi di guardare se c'è pure un codice sconto, perché la paghereste ancora di meno. Almeno attualmente, mentre registro, i prezzi sono questi. Poi potrebbero subire qualche variazione, come sempre tutti i prezzi online aumentano e diminuiscono in base periodi, ma speriamo di essere fortunati. Ora cambiamo inquadratura e guardiamola da vicino. Ma voglio farvi vedere quello che troviamo all'interno della confezione. Non vi faccio vedere la scatola perché è semplicemente un cartone con il logo e tutto questo imballaggio che la fa viaggiare in modo sicuro. All'interno troviamo comunque il manuale di istruzioni, che ho scritto il modello AP1000, mi è arrivato con il manuale di istruzioni in inglese. Spero che voi arrivi anche con il manuale di istruzioni scritto in italiano. Eventualmente contattate il venditore per richiedere un manuale di istruzioni anche in PDF o cartaceo in italiano. Questo è il caricabatterie che si collega alla presa di corrente di casa, e da questa parte lo possiamo inserire da questo lato. La ricarica massima 180 watt, questo invece ci serve per poter caricare il dispositivo sfruttando la presa accendisicari del nostro camper, automobile, barca, eccetera. E questo invece è un cavo USB tipo C da entrambi i lati, che serve per ricaricarlo anche tramite il power delivery, quindi con questa presa. Ora però guardiamo il manuale di istruzioni, anche se scritto in inglese, però ci sono delle immagini che comunque fanno capire quello che devo dirvi. Allora, l'immagine del prodotto, poi qua abbiamo le varie informazioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Innanzitutto, piccolo particolare, batteria agli ioni di litio, non LiFePO 4, 1036.8 watt-ora, batteria agli ioni di litio che permettono di avere 1000 cicli di ricarica senza cali di prestazione. Dopo il raggiungimento di questi 1000 cicli si avranno l'80% delle prestazioni, quindi si riduce leggermente, ma prima di raggiungere comunque i 1000 cicli di ricarica, se non la ricaricate tutti i giorni, passeranno diverse decine di anni, con un picco massimo di 2 kW. Questo da testare eventualmente. Poi abbiamo la possibilità di ricaricarla tramite la corrente continua. Infatti questo alimentatore trasforma la corrente di casa in corrente continua, con un massimo di 180 watt, che siano i pannelli solari o qualunque modalità di ricarica, il massimo sarà sempre 180 watt. E le prese USB sono anche in uscita, ovviamente, quindi abbiamo le prese power delivery di 100 watt e poi le classiche prese da 5 watt. Per tutte queste caratteristiche vi invito a fare un fermo immagine e leggerle. Poi abbiamo ovviamente un inverter che trasforma in onda sinusoidale pura la corrente della batteria, 230 volt 50 Hz. Il peso è relativamente limitato, 10 kg facilissimo da trasportare. Per quanto riguarda invece le dimensioni, abbiamo 27 cm di altezza per 24 cm di larghezza per altri 24 cm di profondità. Allora, innanzitutto osserviamola per bene esteticamente. Nella parte frontale troviamo un display, un piccolo display però con le informazioni basilari, più tutto il comparto che riguarda l'uscita sia in corrente alternata che in corrente continua, sia 12 volt che l'uscita USB. Nella parte superiore invece troviamo le ricariche wireless, quindi ben due. Ora faremo anche la prova a ricaricare qualche dispositivo. Lateralmente troviamo le prese d'aria, nella parte posteriore invece troviamo l'illuminazione. Ed effettivamente questi pannelli sono ben due di grandi dimensioni, che riescono a illuminare molto bene con tre luminosità differenti. Questa è la più alta, ragazzi, riesce davvero a fare una gran bella luce, molto diffusa. Con l'ultima pressione si spegne, non abbiamo né segnali di SOS né altro. Da quest'altra parte abbiamo ancora una griglia per la reazione, quindi torniamo alla parte frontale. Allora, sul display abbiamo le informazioni sia per quanto riguarda i watt in uscita che per quanto riguarda i watt in entrata, quindi il consumo e la ricarica. Inserisco in questa presa il caricabatterie, qua a poco salirà fino al raggiungimento dei 180 watt, watt massimi per poter ottenere la ricarica di questa power station. Adesso siamo al 76% e abbiamo 0 in uscita. In realtà un minimo lo consuma se io accendo l'inverter, però non viene segnalato. Tutte le power station attivando l'inverter ovviamente hanno un minimo di consumo. Con questi tastini potremo attivare le varie uscite, quindi come avete visto si accende il LED di colore verde quando accendo le uscite in corrente alternata,
Con questo si accendono invece quest'altra uscita e con quest'altro tastino si accendono invece le prese USB. Quindi vedete, abbiamo raggiunto i 180 watt, oscilla un watt più un watt meno, ma siamo là a 180 watt, quindi la stacco, togliamo la ricarica e vi faccio vedere la parte superiore, perché come vedete abbiamo questo LED acceso di colore azzurro che si spegne se faccio una doppia pressione sul tastino info. Quindi per poter attivare queste due uscite bisogna fare doppia pressione e doppia pressione per spegnerlo, se ne ricaricano due contemporaneamente, quindi uno a destra e uno a sinistra. Posizionato nel modo corretto, come vedete il telefonino è andato sotto carica e si sta ricaricando senza cavi. Questo è comodo perché possiamo ricaricarlo praticamente semplicemente poggiandolo ovunque ci troviamo, anziché stare lì a cercare il cavetto che in questo caso abbiamo e che utilizziamo per ricaricare contemporaneamente a questo. Infatti ci indica adesso 15 watt in uscita. Ricarichiamo con l'uscita USB Power Delivery anche il tablet. Quindi in questo caso si sta ricaricando e l'uscita aumenta, quindi 29 watt. E abbiamo la possibilità di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, sfruttare contemporaneamente le uscite in corrente alternata, ma anche le uscite, quindi queste di qua, 12 volt. Qua abbiamo indicato anche l'amperaggio, quindi 12 volt 10 A, sia tipo accendisigari che questo tipo di uscita tipo jack. Di questa Power Station non mi dispiace nulla, è fatta davvero bene sia esteticamente che per quanto riguarda la posizione di tutto il pannello di controllo, perché abbiamo tutto nella parte frontale. Capita di vedere delle Power Station che hanno il pannellino di controllo nella parte frontale e le prese nella parte posteriore. In base a dove viene incassata, ad esempio in un camper, eccetera, si può avere difficoltà nel raggiungere le varie prese. Qua invece abbiamo tutto ben in vista, quindi questo mi piace. Allora, questa è l'impugnatura fatta bene, molto ampia. Tra l'altro ha anche una bella gomma che ammortizza la presa e tra l'altro facilita anche la chiusura rendendola soft. Però un piccolo particolare, non abbiamo nessuna incavatura che ci permette di aprirlo con facilità, quindi bisogna andare praticamente quasi con le unghie. Questo è un piccolo dettaglio. Conviene mettere un laccetto, eventualmente qualcosa, o farlo con due mani. Non è impossibile, per carità, poi con l'utilizzo possibilmente si ammorbidisce, però io avrei preferito che ci fosse stata una leggera sagomatura anche con la forma di un dito, questo per rendere un poco più pratico l'apertura. Però ripeto, non si trasporta continuamente, se si deve trasportare si apre. Dopodiché si trasporta con facilità. Tra l'altro 10 kg sono davvero pochi per un prodotto di questo tipo, quindi rimane solamente da vederla in funzione. Allora, la prima prova che voglio fare, a grande richiesta, è il test per vedere se questa Power Station è davvero l'onda sinusoidale pura. Finora non ho mai fatto questo test, ma me l'avete chiesto in tantissimi, quindi facciamo subito questa prova. Allora, questo è il cavo che sto collegando a questo quadretto che ho realizzato appositamente per fare questo tipo di test. Lo inserisco, lo attivo e inseriamo questo oscilloscopio, del quale vi lascerò il link. Me l'ha mandato Banggood un po' di tempo fa, ma vi lascerò il link perché funziona bene. Quindi non è sicuramente professionale, però riesce a lavorare bene, a darci le informazioni che ci servono. E inserisco i collegamenti e come vedete abbiamo l'onda sinusoidale pura. Quindi dichiara effettivamente ha l'onda sinusoidale pura. Se io spengo ovviamente le uscite, si va abbassando fino a spegnersi. Alla riaccensione, vediamo quanto tempo impiega. Ok, e ricompare. Quindi onda sinusoidale pura, promessa è mantenuta. Va bene, su questo ci siamo. Adesso facciamo una prova per vedere se mantiene anche quello che dichiara per quanto riguarda le uscite e vediamo come si comporta con un'uscita di circa 1000 watt. Quindi utilizzo come sempre la pistolina che è silenziosa. Qua abbiamo il pannello in cui si vede l'uscita in watt. Lo accenderò alla minima potenza e vedrete che sul display segnerà circa 20 watt di consumo. Anche se va oscillando, compare e scompare questa misurazione, forse ha un minimo di ritardo nella misurazione del consumo. Comunque io l'accendo, sentite il rumore e vedrete sul display adesso è a zero, ma fra un poco vedete 18 watt, 20 watt. Poi ecco, si azzera, quindi oscilla, però questo solo per i consumi molto bassi. Se io adesso aumento la potenza, vediamo che qua il consumo si attesta attorno ai 1000 watt, quindi ci siamo, riesce a gestire una potenza che è quella che dichiara di 1000 watt e potrebbe stare così fino a quando non finisce l'autonomia residua delle batterie. Peccato solo che non viene segnalato ancora il tempo rimanente. Su molti pannelli rimane qua scritto quanto tempo possiamo utilizzare il dispositivo in questione. Qua invece vediamo solamente la percentuale che si va abbassando, e questa è una piccola pecca, però costa poco e se per voi va bene con questa caratteristica, ragazzi, un prezzo ottimo.
Quindi, visto che con 1000 watt, praticamente 900 watt entro il limite va bene, vi faccio vedere che aumentando ovviamente la potenza, questa consuma 1800 watt. Qua avremo un consumo poco superiore ai 1000 watt per pochi secondi, poi si spegnerà e comparirà un allarme. Quindi ci richiede, vedete, abbiamo 1050 watt circa. Fra un po' si spegnerà, ok, è andato in protezione, si sono spenti anche i LED del quadretto che viene alimentato dalla Power Station. Per poter riattivare, riutilizzare quindi l'uscita in corrente alternata, basterà di nuovo premere questo tasto. Quindi, mettendola ad una potenza di nuovo intermedia, avremo di nuovo la possibilità di utilizzarla. Però se io voglio utilizzare qualcosa che consumi poco più di 1000 watt, per esempio voglio utilizzare la solita stufetta che al massimo consuma 2500 watt, ma ad una potenza bassa ci dà la possibilità di sfruttare questa Power Station a poco più di 1000 watt, le cose cambiano. Quindi, messa al minimo, come vedete, arriva a 1060 watt e così riesce a lavorare senza nessun problema. Quindi la Power Station non si blocca con un consumo che rimanga entro il range. Anche in questo caso, se io aumento però la potenza, la metto al massimo, si spegnerà pure in questo caso. Lo faccio subito perché già c'è troppo caldo. Quindi, come vedete, siamo arrivati a 1100 watt per un attimo, si è spenta, quindi non ci dà la possibilità di utilizzare dispositivi che consumino molto. Come vi dicevo, però, abbiamo anche i pannelli solari, comodi per poterli ricaricare anche in esterno. A proposito di esterno e di trasporto, su questa Power Station non vi ho fatto vedere l'aderenza, la buona, l'ottima aderenza che ha sulle superfici, almeno sul mio piano di lavoro e su tutte le superfici sulle quali ho provato, quindi superfici lisce, va benissimo, ha una buona, ottima aderenza. Se io provo a spingerla, come vedete, si solleva fino a quando poi non tocca la parte in plastica, ma non si sposta, quindi rimane ben salda nel punto in cui si trova. Ora però guardiamo i pannelli solari. Pannelli solari da 200 watt, anche questi fatti molto bene, pesanti. Io già dal peso, avendo testato diversi tipi di pannelli solari, mi accorgo se sono effettivamente di buona qualità oppure no. Poi ovviamente aprendole e osservandole uno ha la conferma. Infatti vi lascio il link pure di questi, mi pare che costano attorno ai 300-330 euro. Ma sono dei pannelli da 200 watt monocristallini con un bel sistema per poterli posizionare. Hanno queste aperture che ci permettono quindi di regolare l'inclinazione in modo da poter avere i raggi del sole perfettamente perpendicolari alla superficie. Qua abbiamo anche questa sorta di grande tasca dove troviamo diversi adattatori e il manuale di istruzione. Qua abbiamo l'uscita con il jack per poter inserire dove abbiamo inserito poco fa il caricabatterie. Però in uscita dal nostro pannello abbiamo questo connettore di tipo Anderson, ma viene dato questo adattatore in dotazione, si inserisce semplicemente facendo combaciare i due colori positivo e negativo, e poi dall'altra parte abbiamo l'uscita con il jack come vi ho fatto vedere, ed è possibile pure prolungarlo in base alle nostre esigenze. Ma all'interno di questo tascone troviamo anche questi adattatori per poter fare diversi tipi di collegamento. Quindi, studiato bene, un pannello solare, il modello anzi SP200, ripeto, monocristallino, fatto bene, che dichiara 200 watt, ma dalle prove che ho fatto in esterno siamo arrivati a circa 150-160 watt. Questo dipende ovviamente dalla posizione del sole, se la giornata è favorevole oppure no. Eventualmente, se riesco, metterò anche qualche ripresa mentre li ho utilizzati in esterno. Ma prima apriamo il pannello e guardiamo come sono fatte le celle. Pannello monocristallino, come vi ho detto, dalle prestazioni mi ha soddisfatto, quindi sia per quanto riguarda la qualità dei materiali proprio del pannello, che per quanto riguarda la qualità dei materiali di tutta la struttura, la parte stoffa, sistema di apertura, sistema di trasporto con la grande maniglia. Quindi dei pannelli validi, fatti bene, non potentissimi perché sono 200 watt nominali, però comunque dei pannellini fatti davvero molto molto bene. E allora diamo un'occhiata al sito del venditore. Come vedete hanno diversi prodotti professionali di un certo livello, come vedete qua addirittura fino a 10 kW. Questi sono diversi prodotti che loro vendono, ma andiamo su quello che interessa a noi, quindi guardiamo l'articolo in questione. Centrale elettrica portatile Alfa S Black B1000, quindi 559 euro, doveva essere 899, scontata, risparmiate 340 dollari, in realtà non euro, quindi 559. Andiamo ancora più giù, qua abbiamo alcune informazioni, per esempio sull'utilizzo, sulla durata che potremmo avere, quindi sul numero di ricarica oppure sulla quantità di tempo
che ci permette di utilizzare questa Power Station con alcuni dispositivi. Infatti, per ricaricare uno smartphone possiamo utilizzare 60 accuse, 60 volte, ma questa è la traduzione di Google. Una telecamera tipo un action cam invece 150 volte, un MacBook da 50 watt/ora invece possiamo ricaricarlo per 12-15 ricariche e un drone 15 volte. Insomma, dipende dal tipo di consumo, come vedete va variando il tempo di utilizzo. Un dispositivo che consumi tipo una caffettiera a 550 watt si può utilizzare per 100 minuti. Ovviamente è un dispositivo che non ci permette di fare grandissime cose, ma in alcune occasioni, come può essere un campeggio, come può essere un'uscita fuori porta, come può essere tutte quelle occasioni nelle quali non ci serve alimentare un dispositivo che assorba tantissimo, può essere una valida alternativa ad un prezzo relativamente basso. Ovviamente non può mancare la prova anche dell'illuminazione, quindi con i LED integrati siamo al buio. Arriva un minimo di luce dalla finestra, ma come vedete non riesce ad illuminare questa parte. Quindi accendiamo il pannellino alla luminosità più bassa e già, come vedete, riesce ad illuminare bene. Già questa illuminazione all'interno di un camper, di una tenda oppure in caso di blackout in casa riesce a darci una buona illuminazione, riesce a farci vedere tutto molto bene. Ma aumentiamo, così già vediamo benissimo. Direi che è più che sufficiente, ma se vogliamo esagerare abbiamo la luminosità massima. Con questa riusciamo a vedere davvero tutto benissimo. Quindi illumina nella parte frontale, è grandangolare perché riesce ad illuminare anche lateralmente e ovviamente illumina anche verso il basso, quindi una Power Station polivalente. E quindi ragazzi, come avete visto, questa Alpha S P1000 da 1039 watt/ora si comporta bene. A me è piaciuta perché è una Power Station che non costa tantissimo, 559 dollari, euro. Non sono sicuramente spiccioli, però per un prodotto che fino a poco tempo fa costava il doppio, perché si stanno abbassando di prezzo adesso, sarà per via delle batterie al litio anziché LiFePO4, però come prodotto, come prezzo, secondo me è da tenere in considerazione. È fatto bene, se vi serve un prodotto di questo tipo, andate a guardare il link giù, perché potreste trovare anche un codice di sconto. Fatemi sapere nei commenti cosa ve ne sembra, ma ricordatevi anche di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione che trovate qua giù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!